Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika e oggi voglio parlarvi di lui. È Nokia 5, è uno degli smartphone di nuova generazione realizzati da HMD Global con il brand Nokia. Ve ne parlo subito dopo la sigla. Nokia 5 è composto da un corpo unibody in alluminio e dal Gorilla Glass di Corning che protegge il display IPS LCD da 5,2 pollici. A bordo il processore Qualcomm Snapdragon 430, la GPU Adreno 505 e 2 GB di RAM. Non mancano 16 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD e la batteria da 3000 mAh. Presenti il supporto alle reti 4G LTE, il Wi-Fi, il Bluetooth 4.1 e l'NFC, mentre il connettore è un classico micro USB. La fotocamera posteriore poi è da 13 megapixel con dual tone flash LED, autofocus e HDR, mentre quella frontale è da 8 megapixel con apertura f2.0. Il sistema operativo infine è Android 7.1.1. Eccoci qui con Nokia 5. La prima cosa che volevo farvi notare, che ho apprezzato tantissimo, è il corpo unibody in alluminio. Dà la sensazione di avere un telefono assolutamente premium tra le mani. In più è molto solido e molto resistente, quindi anche se per disgrazia lo fate cadere, sarà difficile causargli qualche tipo di danno. Di la verità che hai già provato. In realtà no, questo non mi è caduto, altri telefoni sì. Sulla parte frontale, come vedete, abbiamo il lettore di impronta che funziona anche come tasto home, gli altri due invece sono dei tasti soft touch. Sul lato, come lo destro, dici bene, questo è destro, sì. Sul lato destro invece abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, il bilanciere del volume. Sulla parte inferiore invece troviamo lo speaker, il microfono e il connettore, purtroppo è micro USB, no, Type-C. Come faremo? Non lo so, è stato molto difficile. Sul lato sinistro invece troviamo gli sportellini per la micro SD e per la SIM, mentre il lato superiore ospita invece il jack per le cuffie, che finalmente è messo in qualche telefono ancora sul lato superiore, che è comodissimo. Il display è da 5.2 pollici, ha una risoluzione HD, purtroppo niente Full HD per questo telefono, è un IPS, non è super definito, però devo dire che i colori tendenzialmente sono molto brillanti, molto naturali, mi sono piaciuti particolarmente. La luminosità generale è buona, si comporta bene anche sotto il sole, quindi riuscirete a vedere lo schermo senza particolari problemi anche in queste giornate estive dove ci sono 30 gradi e il sole c'è 1000 ore al giorno. Che schifo. Le prestazioni invece sono la vera nota dolente di questo dispositivo. Scusa. Le prestazioni sono la vera nota dolente. La vera nota dolente di questo Nokia 5. Si comporta discretamente bene se l'uso che fate è piuttosto standard, quindi non gli chiedete niente in particolare. Questo è, ad esempio, il browser, apriamo degli articoli a caso. Vedete che non ci sono particolari problemi, scorre abbastanza fluido. Quando cominciate invece a chiedergli più cose contemporaneamente, a un certo punto lui purtroppo non ce la fa più e comincia ad avere qualche spiacevole rallentamento. È qualcosa che non mi sarei sinceramente aspettata, visto che Nokia è stata così attenta a tutto il resto, fondamentalmente a creare dei dispositivi che fossero di buona qualità tutto sommato, ma con un prezzo decisamente accessibile. Quindi pollice in giù, diciamo, per le prestazioni, a patto ovviamente che ne facciate un uso intenso, come faccio abitualmente io, come fa abitualmente Fiona, come fanno le princess, insomma. Esatto. Mi è piaciuta invece l'autonomia di questo Nokia, che è stato ottimizzato davvero in modo eccellente. La batteria vi permette di arrivare senza nessun tipo di problema a fine giornata, quindi potete utilizzarlo e dargli veramente fastidio e schiavizzarlo come se non ci fosse un domani, e lui vi porterà fino a sera senza grossi problemi.
Ottima poi anche la ricezione di questo dispositivo, buono invece l'audio che non si comporta particolarmente male né con lo speaker che, come vi dicevo, è posto sulla parte inferiore, né con gli auricolari. Nota dolente sono invece il foto e video, adesso ve le faccio assolutamente vedere. Questa intanto è l'interfaccia della fotocamera con questo blu che sinceramente non mi è piaciuto particolarmente. L'interfaccia però devo dire che è piuttosto pulita, piuttosto facile ed intuitiva. Trovate qui tutte le impostazioni, ci sono anche delle impostazioni che non avevo mai visto, tipo la bussola, avete anche il livello volendo, le tradizionali linee guida, potete persino impostare la filigrana con un watermark a vostra scelta. Quindi non male l'interfaccia, il risultato però è un po' così così. Oh madonna, che selfie brutti. Devo invaderti tutti i tuoi smartphone di selfie, se ovviamente. No, che gusto c'è. Allora vi faccio vedere ad esempio questa foto che ho fatto poco fa qui a casa di Fiona. Ho fatto una piccola comparativa con altri dispositivi e il risultato con telefoni di fascia media così come di fascia alta è nettamente diverso. I colori risultano un po' sbiaditi, non riesco a capire perché le foto tendono sempre ad essere un po' buie quando vengono fatte in ambiente interno. Questo invece è un selfie che, come vedete, questa è Fiona in tutta la sua bellezza, in tutta la sua simpatia. Simpatia soprattutto. Soprattutto simpatia. I selfie sono discreti. Ho fatto anche queste assolute foto di pregio al buio e il risultato, come vedete, è praticamente da scartare, è veramente indecente, non riesce a gestire la luce in nessun modo, proprio il nulla assoluto. Un po' meglio forse questa, però vedete che basta zoomare per vedere che perde subito di dettaglio e la luce viene sempre gestita abbastanza male. Quindi il comparto fotografico non mi ha particolarmente impressionata, devo dire. Fa delle foto discrete finché la quantità di luce a disposizione è buona, se non ottima. Dopodiché, appena comincia ad essere un po' meno luminoso, basta, lui purtroppo non ce la fa. Per quanto riguarda il software invece non c'è nessuna particolarità da segnalare in realtà, perché abbiamo a disposizione Android nella sua ultima versione, quindi il 7.1.1, ed è praticamente stock, quindi come vedete è tutto quello che trovate ad esempio in un Nexus, tale quale. Cosa ottima dal mio punto di vista, perché così non avete nessuna interfaccia, avete l'esperienza pulita e la possibilità di avere aggiornamenti praticamente in tempo reale per quanto riguarda anche la sicurezza del sistema. Però appunto, come vi dicevo, non c'è nessuna particolarità da segnalare, nessuna funzione in più rispetto ad Android stock. Vediamo quali sono i pro e i contro di questo Nokia 5. La cosa che mi è piaciuta tantissima è assolutamente la scelta dei materiali, quindi questo fantastico corpo in alluminio e soprattutto il design, che è molto meno banale di quello di altri telefoni della stessa fascia. Quindi tutto sommato l'ho trovato abbastanza originale e fa la sua figura quando l'ho portata in giro. Mi è piaciuta poi l'ergonomia di questo dispositivo, è veramente facile da tenere in mano, riuscito a gestire i suoi 5.2 pollici senza particolari problemi. Infine ho apprezzato tantissimo l'autonomia di questo dispositivo, è davvero ben ottimizzato, quindi non avete problemi ad arrivare a fine giornata, come vi dicevo prima. Da 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 da! Veniamo ora alle note dolenti di questo Nokia 5. Prima di tutto non ho apprezzato particolarmente le performance di questo dispositivo. È vero che se la cava egregiamente con i compiti quotidiani, però quando gli chiedete qualcosa di più inizia a rallentare, ad avere dei piccoli problemi che onestamente mi hanno fatto un po' storcere il naso. Storci il naso? Quello. Non mi sono piaciute particolarmente nemmeno le foto, perché come avete visto sono abbastanza così scarsine, diciamo, quando la luminosità è bassa e non eccellono particolarmente. E non sono eccelse neanche quando le condizioni di luminosità sono buone. Io sto dimenticando l'italiano per colpa di Fiona. Ma non è vero. In definitiva, questo Nokia 5, diciamo che è un buon telefono per la sua fascia, quindi per la fascia bassa. Vale assolutamente la pena comprarlo, soprattutto per la grande qualità costruttiva che da sempre contraddistingue i telefoni di Nokia. Direi che per oggi è tutto. Se avete delle domande, ovviamente fatele nei commenti dove volete, tanto Fiona vi risponderà sicuramente. Non è vero, non
l'ho usato io. No, no, non vi preoccupate, Fiona vi risponderà sicuramente, garantito al 100%. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un sacco di like, un sacco di commenti, dite che sono brava, che Fiona invece no, quindi scrivete un po' quello che volete così, senza nessuna pressione. No, no, i gesti ti ho già detto che non si fanno. Condividete il video, consigliate il canale a tutti i vostri amici, a tutti i vostri parenti, a tutti. Se ne avete di amici. Allora, se siete in vacanza, andate in giro per le spiagge e consigliate il nostro canale di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!